Decimo piano. Allora, Giuseppe è un DJ producer che io ho conosciuto ed ascoltato oggi. C'è una sua nuova produzione che si intitola Night of Love e che tra pochissimo ascolteremo proprio sulle frequenze di FM Italia. Ma prima, caro Giuseppe, ti vorrei conoscere meglio, così almeno ti posso presentare meglio a chi sta ascoltando FM Italia in questo momento. Intanto ti chiedo subito quanti anni hai. Io ho 26 anni. 26 anni, sei di Avola, quindi provincia di Siracusa. Da quanto tempo ti dedichi alla musica, alle produzioni o comunque semplicemente al lavoro di DJ? Come produzioni, anche prima del 2007 già manettavo un po' con i vari programmi. Poi dal 2008 diciamo che siamo riusciti anche a lavorare con diverse etichette, diverse label anche di Bologna, Roma, quindi siamo riusciti un po' a inserirci nelle produzioni professionali, ecco. No, perché ho visto che addirittura questa Night of Love, che tra poco ascolteremo, è pubblicata anche su iTunes. Sì, l'etichetta che la pubblica è la Expanded Music di Bologna, e la trovate su Beatport, iTunes e anche sugli altri Digital Store. E allora io ti invito a rimanere al telefono, perché adesso la mando in onda e poi magari faremo a caldo qualche commento, va bene? Va benissimo. Allora stai lì, Giuseppe Battaglia arriva adesso su FM Italia con Nights of Love. Giuseppe, direi veramente niente male questa Night of Love. Senti, posso darti 30? 30, grandissimo, grazie. Becchi 30, dai, come stanno andando comunque i tuoi studi? Allora, io in realtà sono già laureato per la triennale. E quindi adesso sei in specializzazione praticamente? Sì, sto specializzando, in più sto seguendo anche un tirocinio, insomma, ti stai muovendo. La conclusione degli studi, ecco. Beh, però con il 30 che ti sei beccato oggi su FM Italia ti puoi ritenere soddisfatto, perché a noi è piaciuto al primo ascolto questa Night of Love. Sai, di solito una produzione musicale ti deve acchiappare subito, no? Perché altrimenti c'è qualcosa che non va. È vero che certe volte altri pezzi vanno ascoltati magari più di una volta, però quella che ti prende al primo ascolto vuol dire che può veramente funzionare. Senti, adesso io tirerei quasi fuori una frase tritta e ritritta. Tu con questo Night of Love quali progetti avresti per il futuro? Progetti per il futuro, vai. Allora, intanto io ricordo che è uscita anche un'altra versione su Beatport e su iTunes, quindi sono due, una radiofonica, una invece un po' più da pista, quindi l'obiettivo è quello di sentirla un po' ovunque e di riuscire magari a farla crescere in Italia per poi andare anche oltre, però in questo momento è difficile perché escono tantissime produzioni, quindi riuscire piano piano a incrementare sarebbe ottimo. Poi comunque stiamo già lavorando anche ad un nuovo brano, quindi non ci fermiamo mai. Beh, comunque sai, non è più come una volta che comunque per fare un disco e per avere successo dovevi avere una larga rete di distribuzione, no? Perché una volta facevi il disco sul vinile, però dopo averlo realizzato, se non avevi un distributore, cioè proprio uno che portava in giro il tuo disco per farlo sentire, per farlo suonare, la cosa diventava quasi impossibile. Adesso la tecnologia moderna, vedi appunto Beatport, iTunes, ma gli stessi social network, no? Anche Facebook, ti dà una mano veramente notevole, quindi insomma magari il percorso potrebbe essere abbreviato da questo punto di vista, e raggiungere il successo potrebbe essere anche una bella sorpresa. Noi ti facciamo un in bocca al lupo, caro Giuseppe, teniamoci in contatto. Grazie mille Max, gentilissimo. Allora in bocca al lupo per questo Night of Love e anche per la tua professione, va bene? Grazie mille. Grazie a te, ciao. Alla prossima. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Decimo piano.